Bob, intanto l'emozione di tornare a Varese, che rimane sempre un po' casa tua. Sì, no, sono emozionato perché mi sento a casa, sono cittadino onorario, come sapete, e mi hanno detto così, che questa è casa tua. E portare tutta la famiglia, 11 persone, è una cosa unica nella vita. Le emozioni sono tante. Ieri siamo stati a Girla, dove è nata la seconda figlia Amanda. Ho visitato la casa e la camera dove è nata, è incredibile, perché i proprietari erano gli stessi che avevano comprato la casa da noi. E questa è una piccola cosa dei 16 giorni che stiamo passando in Italia. Sì. Bob, hai seguito l'ultima stagione della Pallacanestro Varese? Cosa ne pensi anche di questi cambiamenti societari che sono avvenuti negli ultimi anni? Ma penso che siano molto positivi, perché abbiamo portato, diciamo, una ventata fresca di idee, anche, diciamo, da parte della scuola americana, tipo del marketing, e spero molto dalla politica, diciamo, di sviluppo dei giovani, e che so di questo contrattempo della penalizzazione che avete superato rimanendo in Serie A, per fortuna, e penso che il futuro è molto roseo. C'è un futuro molto rosa, diciamo. Bob, ha avuto modo di parlare con Luis Scola in questo periodo? No, non Non lo ancora. conosce. L'anno scorso ho conosciuto non mi ricordo, Michele Arcieri, e abbiamo avuto una buona discussione. Sono in contatto con il presidente Bulgaroni, però con la scuola non ho ancora parlato. Mi piacerebbe conoscerlo e fare due chiacchiere con lui. Verrà a vedere qualche partita di campionato, magari la prossima stagione. Sto organizzando un tour, ne ho già organizzati quattro in Italia, ma questo nuovo sarà concentrato sul basket per appassionati di basket, ex compagni di squadra dell'università, e andiamo a vedere la Coppa Italia 2024 a febbraio l'anno prossimo, e non si sa ancora la città che ospiterà questo evento, ma io credo di portare una diecina, quindicina di persone a vedere sette partite della Coppa Italia. Qual è la prima impressione che ha avuto la tua famiglia di Varese, dei dintorni? Bisogna chiedere a loro, però direi dal mio punto di vista che è molto bella. Cioè abbiamo visitato Lago Maggiore, Isola Madre, Isola Bella, la statua di San Carlone, e poi abbiamo anche avuto l'esperienza di un nubifragio là l'altro ieri. E comunque poi il verde, il parco regionale naturale di Campo dei Fiori, molto bello. E sono amanti della natura perché abiterò in un posto, diciamo, un po' simile a Portland, Oregon, dove gli alberi sono alti come quelli di Varese. Ma quando cammini ancora una volta su questo campo, cosa provi? Cosa senti? Sì, tanta emozione perché ho fatto tanti canestri qua Decisamente. e ho avuto il sostegno dei compagni, cioè scherzavo, ma dicevo, Dino mi faceva, prendeva i rimbalzi, faceva blocchi e io segnavo. E segnava anche lui, però insomma hanno giocato molto per me. Soprattutto Aldo Ossola, Dono Rusconi mi cercavano quando uscivo dai blocchi e era più facile segnare tanti punti con compagni così.